E ecco, adesso passiamo a un momento cosa importante. No, I'm not translating the English the last part because even though the mouth is really sweet and it gives some Chardonnay style on the Vermentino because it gives this tropical fruit, a little bit of roundness and the mineral and the balsamic notes of the Vermentino, the mouth is also present. Put it together nose and mouth, you still recognize that it's a Vermentino, but it's a warmer version that is more similar to other monovarietals and less distinctive as Vermentino. But still interesting, because if you want to use Vermentino this way, you can. The grape is, you can also have this kind of products. Ecco, siamo al campione numero 9, siamo in Toscana, siamo gli ultimi due della Toscana, e siamo, in questo caso siamo, avete visto, un terreno ricco di scheletro in pasto, siamo in Toscana, diciamo, un territorio di nuova colonizzazione da parte del Vermentino e ci interessa appunto per mettere in evidenza quello che è la interpretazione molto vicina a quello che sono le aspettative e i gusti del consumatore. Ecco, sentite, il naso è immediatamente dolce, è sì citrino, ma c'è una zona nota quasi di zucchero di canna, una nota molto dolce di pesca, una nota tropicale che anche qui viene fuori, e dove diciamo il terreno appunto comunque c'è un bello scheletro in pasto, la nota tropicale spesso viene fuori, e la sensazione è un po' dolce, e chiaramente un po' ammiccante, ma comunque complessa. E capite bene che se si predilige o il terreno fa venire fuori l'impatto fruttato, automaticamente le altre componenti sono un po' in sordina. Questo perché anche il nostro naso, le nostre preferenze vanno subito sulle cose più riconoscibili, quindi la frutta e meno magari note balsamiche, floreali, eccetera. In questo caso chiaramente è un vino che piace subito, però magari maschera questa nota fruttata abbastanza evidente le altre componenti, che pure ci sono e vengono fuori con un po' di attenzione. Sentite appunto la nota comunque minerale, un po' di talco che comunque viene fuori, la nota floreale bianco che in secondo caso dopo il fruttato viene fuori. Nota un accenno anche qua giù di citrino, rimane un po' sullo sfondo, ma direi che lo possiamo sentire. We are in Tuscany, in the new area for Vermentino, and it's sweet, immediately sweet on the nose. And fruity, more yellow fruit than just yellow peaches on apricots, and maybe it gets also some flowerish notes, but with this fruit, so evident the fruit, they are covering a little bit this other way of expression of Vermentino. This is a wine that really catch on the nose of the public, it's really intriguing, but it's a little bit too easy to recognize the peach, and so the Castorbrain is not pushed to discover some other parfums and aroma. It's a rich wine, but this fruitiness immediately at disposal, maybe it makes not you want to discover more and more. And, ecco, bocca, sentite che la nota leggermente dolce, la componente un po' dolce prosegue anche in bocca viene fuori però una bella sapidità che contrasta in maniera interessante la sensazione dolce, viene fuori il floreale di ginestra, un po' di sensazioni, un po' di macchia mediterranea, di queste sensazioni profumi che avete passeggiando diciamo al tramonto dopo una bella giornata di sole, sensazioni un po' di resinose, un accenno di quella dolcezza un po' strana che ha a volte pinoli, che ce li sentiamo un po' sia al naso e un pochino in bocca. Quindi comunque un vino che in realtà è abbastanza complesso e interessante, e che se la gioca un po' troppo sul semplice all'inizio, però sicuramente in bocca riesce a dare un'espressione. Sicuramente anche qui una zona piuttosto calda, una zona dove la componente di eleganza è più difficile da trovare, ma non è difficile da trovare né la tipicità del Vermentino né il favore del pubblico, e di fronte a questo vino è sempre piuttosto elevato. Tra l'altro un pubblico che
parole, a me spesso mi arriva richiesta, sì, dammi un vermentino, ma non di quelli secchi, aspri, che mi rimangono, perché c'è questo, diciamo, mito più o meno falso, diciamo, che i vermentini siano appunto, effettivamente la sapidità c'è, la mineralità c'è, e spesso il consumatore abituato forse per troppo tempo a vini un po' dolcioni lo percepisce come una secchezza quasi eccessiva, un po' come quando si bevono certi brut, veramente brut e non di più, che ci sembrano estremamente secchi. In realtà appunto è una questione di gusto, siamo abituati da anni di zuccheri più o meno mascherati, quando di fronte a un vino veramente secco la sensazione è quella dell'aspro della mano. In realtà è bello il vermentino che dà questa scossa, questa nota, altrimenti appunto si rischia l'effetto Chardonnay di essere stancante, invece il vermentino questo non lo fa mai. Invece prodotti come questi piacciono anche a quelli che del vermentino apprezzano l'aspetto aromatico particolare e però non amano la follia, la nota minerale troppo e sapida, troppo presente. On the palate is still sweet, but it reveals a lot of body and structure and even minerality. And is a modern style, Tuscan style of vermentino. Vermentino made for the people that don't lost the vermentino too much dry and with a lot of minerality. Because our taste is maybe too much time we drank too much sweet wine or wine that has to be sec or dry, and it was a little bit too sweet in the last year. So when you make this wine, then exactly what the customer wants from your Vermentino. At this moment, if you're asking what a average customer wants from Vermentino in Italy, it wants something like this. That is maybe less elegant, a little bit more immediate, but it preserves some mineral notes and a little bit of complexity. Allora su questo vino ho pensato una specialità del Marocco che si chiama tagine. Non so se conoscete quel piatto appunto fanno cuocere la carne, o lì potrebbe fare con pollo e con limoni confitti. Ecco, dicevo, poi chiaramente vi invito di nuovo a riannusarli tutti, magari partendo dal primo, perché chiaramente nel tempo si sono veramente aperti in maniera straordinaria. Comunque anche questo vino, sentite che con un pochino di temperatura, anche in bocca la nota risulta meno dolce, a parte l'impatto iniziale di assaggiandolo, la nota sapida e minerale non è così significata come sembrava all'inizio.